Nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà. C'erano una volta tre porcellini, uno grassissimo, uno grasso e uno grassottello. Un giorno decisero di costruirsi tre casette, una per uno, per difendersi dal lupo. Il primo, quello grassissimo, trova subito il posto che faceva al caso suo. Ecco qua, colla, spago, un fascio di canne. Costruirò una casa solidissima. Basterà un soffio del lupo per sfasciartela tutta. Scherzi, sarà solidissima. In men che non si dica, il porcellino grassissimo aveva costruito la sua casetta. La mia casa ho costruito senza aiuto, sol per me. E adesso che ho finito, mi ci sento come un re. Gli altri due fratellini, intanto, proseguivano per la loro strada. Ehi, fratellino, perché non ci fermiamo qui? Guarda, ci sono delle solite assi. Vedrai che il lupo non riuscirà a distruggere una casesetta fatta di assi. Caro fratello grasso, il lupo spazzerà via in due soffi una casa di assi. Ma se proprio sei sicuro del fatto tuo, fermati qui e costruiscila. Io andrò più in là. Farò una casa, provati lupo, vedrai. E il porcellino grasso si mise a sedere per riposarsi, prima di cominciare il lavoro. In una mattinata la casa di assi fu pronta. La mia casa ho costruito senza aiuto, sol per me. E adesso che ho finito, mi ci sento come un re. Fu la volta del terzo fratellino, che molto giudiziosamente lavorò per 4 giorni per costruirsi la sua casa. Ma quando finì, aveva una casetta solida, di mattoni e cemento, con tanto di finestra, catenaccio e camino. Una vera meraviglia. Tutto contento, il porcellino grassottello vi entrò. Una mattina il lupo passava nei dintorni e sentì subito un certo odore di porcellino, che era il suo cibo preferito. Odore di... il porcellino viene da quella casetta fatta di canne. Andiamo a dare un'occhiata. Toh, guarda chi si vede, il lupo. Toh, guarda chi si vede, un porcellino. Che cosa fai chiuso in casa? Vieni con me a fare una passeggiata. Non esco con te, caro lupo. Tu pensi sempre la stessa cosa, mangiarmi. Ti conosco, non sono mica un porcellino stupido. Se non vuoi uscire con le buone, io soffierò. E con uno solo dei miei sbuffi, questa tua casetta volerà via. Figurati, l'ho costruita io con le mie mani e sono certo che resisterà. Poi non venirmi a dire che non ti avevo avvertito, eh? Basterà uno solo dei miei potenti sbuffi. E uno, e due, e... E il lupo, con uno dei suoi famosi sbuffi, spazzò via la casetta di canne. Il porcellino grassissimo si ritrovò all'aperto e con il lupo alle calcagna... si diresse di corsa verso la casa del fratello grasso. Fratellino, il lupo mi insegue. Aprimi la porta. Vieni dentro, qui saremo assi sicuro. Quando arriverà il lupo vi vedrai che ridere. Eccomi qua, porcellini. Lasciatemi entrare, sono tanto solo. Fossimo matti, tu ci vuoi mangiare? Non ti apriamo neanche. Non mi aprite? Allora io con... vediamo, 2 soffiate basteranno. Con 2 soffiate delle mie farò andare in pezzi la vostra casa di legno. Attenti! E 1, e 2, e... Per fortuna il porcellino grassissimo e quello grasso si attaccarono al tetto di legno della casa che, al secondo soffio del lupo... volò via,
proprio in direzione della casetta del porcellino grassottello. E così, appena toccarono terra, essi poterono correre disperatamente verso la casa del fratellino. Presto, fratello grassottello, lasciami entrare, che il lupo con due sbuffi dei suoi ha fatto volare via la mia casetta di legno. Oh, non ho balbettato. Presto, fratello grassottello, aprimi che il lupo ha fatto crollare la mia casetta di canne. Ve l'avevo detto che le vostre casette non avrebbero resistito. Entrate da me. Vedrete che contro la mia casetta in calce e mattoni il lupo non potrà fare più niente. Entrate e mettetevi comodi. Mettiamo il catenaccio alla porta. Chiudiamo le finestre. Ed eccoti il lupo che arriva di gran carriera giù dalla collina. Il bestione rimase meravigliato vedendo che la casa del porcellino grassottello era costruita proprio bene. Non c'è che dire, è proprio una bella casa. Vediamo se riesco a ingannare quei tre bocconcini. Porcellini, lasciatemi entrare, io vi voglio salutare. Vecchio lupo, ti conosco, tu ci puoi mangiare arrosto. Questa è proprio una calunnia, sarò buono come una mummia. Stai sprecando tutto il fiato, son deciso, non ti apro. Stai sprecando il tuo tempo, tu sei fuori e noi siamo dentro. Stai sprecando la mattina, non ti apriamo la porticina. Insomma, volete aprirmi, sì o no? Neanche per idea, vattene, ti hai stancato. Badate, mi state facendo arrabbiare. Questa volta finisce male per te, è meglio che tagli la corda. Quale affronto? Bene, ve lo siete meritato. Adesso soffio. Per l'ultima volta, volete aprire? No. No. No, no, no. E allora, e uno, e due, e... E uno, e due, e... E uno, e due, e... Casa troppo solida. Riproviamo. E uno, e due, e... Te l'avevo detto che non era il caso. La casetta di mattoni aveva infatti resistito. Il lupo allora pensò bene di cambiare tattica e prendere i porcellini per la gola. Porcellini, proprio qui vicino ieri ho scoperto un bell'albero di mele. Che ne direste di fare a metà? Grazie infinite, certamente! Bene, allora possiamo trovarci domani mattina alle 7 sotto l'albero, d'accordo? Va bene! Grazie, signor lupo! Ti conviene prendere dello sciroppo ricostituente. Tutti quei soffi ti avranno stancato. Il lupo inghiottì amaro a sentirsi prendere in giro così, ma se ne andò. Quando il mattino dopo, alle 7 in punto, arrivò sotto l'albero di mele, non vide traccia dei porcellini. Improvvisamente sentì una voce che lo chiamava. Cucù, lupo cattivo, siamo quassù sull'albero di mele. Scendete immediatamente. E perché? Stiamo mangiando la nostra parte di mele. Fatemi salire accanto a voi, aiutatemi. Non serve che ti affanni a salire, sai. Vieni, ti tiro questa bella mela. Vai a prenderla. In fondo è una bella mela. Adesso vado a raccoglierla. Mi è caduta qui tra l'erba. Non la trovo. Dove sarà andata? Fila, corri dritto a casa, spranga tutto e buonasera, mentre il lupo la sua mela va cercando in mezzo al prato. Salta giù senza rumore, corri, corri a tutto spiano, corri e vola fino a casa, mentre il lupo ormai è lontano. Caro lupo, te l'ho fatta. Caro lupo, ti saluto. Caro lupo marameo. Caro lupo. Cosa succede? Bricconcelli, vi siete di nuovo chiusi in casa. Il lupo, che stava sempre cercando la mela, si era accorto troppo tardi che i tre porcellini, approfittando della sua disattenzione, erano saltati giù dall'albero e si erano di nuovo chiusi nella casetta di mattoni. Il lupo allora, vista una lunga scala, l'appoggiò al tetto della casa. Cercando di non far rumore, cominciò a salire piano piano,
Questa volta non mi scapperanno. Mi calerò giù dalla cappa del camino e piomberò in mezzo a loro come un falco. Non riusciranno nemmeno a capire da che parte sono arrivato. Ma i porcellini, chiusi nella casetta, stavano allerta. Fratellini, il momento è cruciale. Il lupo ha intenzione di calarsi per il comignolo. Bisognerà abbandonare la casa. Perché invece non facciamo un bel fuoco per riceverlo degnamente? Sì, sì, certo. Il lupo si calerà per la cappa e troverà da coglierlo un bel fuoco scoppiettante. Giusto, al lavoro allora. Il lupo intanto... Basta che mi lasci scivolare nella cappa, così, senza far rumore, così. Aiuto! Per fuoco! Che cosa brucia? Fatemi uscire! Dell'acqua! Aiuto! È scappato come il vento. Il lupo non c'è più. Se continua a correr tanto, arriverà in Perù. Il bosco sei contento, gran festa ci farà. Il lupo abbiamo vinto e il mare tornerà. Il lupo, con tutta la coda bruciata, continuava a far balzi su balzi urlando per il dolore mentre i tre porcellini si sbellicavano dalle risa. Poi, di comune accordo, i fratellini si rimisero al lavoro e, con calce e mattoni, costruirono per loro tre una bella casa grande. Una casa, soprattutto, a prova di lupo. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Oh.